Jessica Bieri, la vincitrice dell'ultimo match di giornata, quello che dà il titolo al Circolo Tennis Luca, il primo titolo della vostra storia. Ti chiedo innanzitutto le sensazioni adesso che siete state premiate e siete state ufficializzate come campionessa d'Italia. Assolutamente una cosa inaspettata, non ce l'aspettavamo, non avevamo neanche le straniere, appunto questo virus ha un po' messo in ginocchio tutti. Abbiamo deciso di giocare noi e non si sa come è andata bene, quindi siamo tutti molto contenti, il circolo ci tiene tantissimo, noi ci teniamo e questo è il risultato, insomma. Senti, a livello familiare ti chiedo come avete vissuto questa avventura fra te e tua sorella Tatiana, che ha vinto anch'essa il suo singolare questa mattina, con papà Ivano in panchina, con le sorelline in tribuna, la mamma, insomma, come da questo punto di vista, mentre sentiamo ancora la festa dei tuoi. A livello familiare, aspettavo, io penso che Elisa aspettasse questo momento da 2 anni. Hanno fatto 2 anni le finali a Lucca, abbiamo sempre perso in semifinale, dovevano cambiare posto per farci arrivare in finale. Sono tutti contenti, mio papà ci tiene tantissimo, le mie sorelline pure, la mia mamma uguale, noi anche, insomma, siamo contenti, siamo cresciuti in questo circolo, quindi siamo felicissimi di essere campioni d'Italia. L'ultima su quella che sarà invece da adesso in poi la tua stagione particolare per tutti, ti chiedo innanzitutto se questo successo può darti una spinta ulteriore a far bene in futuro e cosa prevede da adesso in poi la tua stagione? Sì, sicuramente mi aiuterà, sicuramente spero mi dia una bella spinta e intanto speriamo di iniziare a giocare tornei, anche perché l'inizio è previsto per il 24, ho visto c'è qualche torneo, ma poco o nulla, quindi forse dal 31, dalla prima settimana di settembre riusciremo a riprendere. Io spero di giocare più partite possibile e chiaramente continuerò a lavorare, abbiamo lavorato tanto durante questo stop e continuerò a lavorare per migliorare e vediamo che cosa succederà. Dai. Grazie, in bocca al lupo. Crepi, grazie a te.